La sconfitta contro Cantù ha detto che la Giorgio Tesi Group non è certamente nel suo miglior momento di forma, ma nonostante tutto si mantiene competitiva anche contro le più forti del girone. 5 le sconfitte finora per i biancorossi, ma eccezion fatta per il passo falso contro Orzinuovi, le altre 4 gare perse sono tutte contro Udine e Cantù, le formazioni più attrezzate del girone e partite con l'intento di tornare nella massima serie. Secondo me abbiamo messo in campo quello che deve essere la nostra identità, che nelle ultime 2 o 3 partite non siamo riusciti a mettere. E al netto dei 6 punti che segna Cantù nell'ultimo minuto, sulla partita abbondantemente finita, gli arbitri hanno fischiato dei falli un po' così, nell'ultimo minuto intendo. Noi abbiamo concesso a una squadra come Cantù 70 punti. Ovvio che il nostro problema stasera è stato l'attacco. Per merito di Cantù e per qualche demerito nostro, non siamo stati capaci di avere delle percentuali accettabili. Pistoia continua ad essere il terzo incomodo, rimane a 34 punti, 4 in più dei Canturini, che hanno però 3 partite da recuperare. Le note stonate arrivano dall'attacco, pochi infatti 59 punti segnati, con una prestazione decisamente insufficiente per Daniele Utomi, 2 su 12 dal campo e soprattutto 0 rimbalzi per uno dei giocatori più fisici della squadra. La concentrazione deve essere tutta rivolta alla sfida di domenica, quando al Palacarrara arriva Torino, attualmente quinta in classifica. Una vittoria significherebbe mettere una seria ipoteca sul terzo posto nel girone, in vista della fase d'orologio. I roster e i budget sono talmente differenti che se Udine e Cantù stessero necessariamente dietro di noi, probabilmente avrebbero dei problemi loro. Ecco, più che noi stiamo facendo il massimo che possiamo e nel processo di crescita, ovvio che non siamo felici, ovvio che non sono felice, però voglio dire, ci prendiamo le cose positive e speriamo che magari, chi lo sa, fra un mese e mezzo, 2 mesi ci ritroviamo a giocare ancora e saremo un pochino più pronti. Mi porto a casa la voglia di lottare dimostrata dai ragazzi fino all'ultimo secondo e da questa, dopo un mese di problematiche che abbiamo avuto, spero di ripartire e quindi di affrontare Torino domenica e poi di ripartire nel verso migliore per il rush finale del campionato.